Ciao a tutti da Mirko, oggi parliamo di OSD Overlay, capiremo meglio di cosa si tratta e di come usarlo. Come sapete, normalmente il sistema DJI registra un DVR pulito e senza alcun dato. In aggiunta viene generato un file SRT che contiene tutti i dati interni del sistema DJI, come la carica della batteria degli occhiali, i megabit utilizzati, il canale, il segnale video e poco altro. Ai fini pratici questo file non serve a molto. Il video che state guardando invece è un DVR della mia HDX Vista modificato con la tecnica dell'OSD Overlay. La cosa interessante che potete notare è che ci sono tutti i dati dell'OSD, come la carica della batteria, il link quality, la firma, eccetera. In particolare possiamo notare come siano presenti anche le coordinate GPS. Queste ritornano molto utili nel caso dovessimo effettuare un recupero del modello a seguito di un crash. Per avere un DVR come avete visto a schermo, la prima cosa da fare è il root degli occhiali. A tal proposito quindi, questo tutorial è valido per occhiali DJI FPV V1 e V2, abbinati a HDX Vista, Air Unit e Runcam Link. Se non avete ancora fatto il root ed installato WTFOS, potete vedere questo tutorial, ve lo lascio linkato in descrizione. Qualora abbiate V2 con firmware recente, è necessario prima fare il downgrade. Anche per questo argomento ho realizzato un tutorial, che trovate in descrizione insieme all'altro video. Ok ragazzi, se a questo punto avete installato WTFOS, il grosso è fatto, perché lato occhiali non c'è altro da fare. Infatti i dati dell'OSD vengono registrati in automatico senza dover fare nulla in particolare. Quando registrate il DVR verranno scritti sia il classico SRT che anche un file OSD. Ed è appunto il file OSD quello che interessa a noi, insieme ovviamente al file MP4 che contiene il video del volo. A questo punto ci spostiamo nuovamente sul sito WTFOS che abbiamo usato in precedenza per fare il root. Come vedete qui abbiamo OSD Overlay, che è proprio la funzionalità che dovremo usare. Clicco qui. Adesso dovremo caricare tutti i file, il video, l'OSD e i 4 font. Il file video deve essere quello registrato dai visori e non deve essere stato manipolato da software di video editing, altrimenti potrebbe non essere sincronizzato con i dati dell'OSD. Per quanto riguarda i font, è necessario usare gli stessi che abbiamo nel visore. Il mio consiglio è prenderli direttamente dalla microSD. Molto bene, come vedete sulla sinistra abbiamo la pagina dell'OSD Overlay e sulla destra la microSD del visore DJI. Sarà sufficiente trascinare i file richiesti dalla microSD alla pagina web. Inizio con i font, li seleziono tutti e li trascino sopra. Come vedete li riconosce subito. A questo punto entro nella cartella di CIM, poi 100 media. Qui scelgo il video che voglio convertire più il relativo file .osd. Come vedete qui è tutto pronto e non mi rimane che cliccare su Start. Una volta terminato il processo potremo rivedere il video sul nostro player o se vogliamo possiamo editarlo sul nostro software di video editing per aggiungerci una musica o degli effetti. Perfetto, abbiamo finito e non ci rimane altro da fare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.